quasi 10.000 spettatori nella notte del Vigorito, semifinale di ritorno tra Benevento e Carrarese. Si riparte dall'1-0 dell'andata a favore della squadra di Antonio Calabro con il gol di Finotto per tentare la rimonta. Auteri ridisegna il Benevento con un inedito, almeno dal primo minuto, 4-3-3, viene abbandonato il 3-4-3 abituale per i giallorossi, che la sbloccano subito. Il colpo di testa di Eric Lanini da calcio d'angolo trova la deviazione di Coppolaro, che non lascia scampo a Bleve. Gol da segnare ovviamente a Lanini, si rompe l'equilibrio dopo appena 18 minuti, sfrutta una palla inattiva il Benevento, ma passano appena 120 secondi e su questa gran palla per Finotto fa 1-1 la Carrarese. Ancora a segno Finotto, come all'andata, va a festeggiare sotto i quasi 500 arrivati dalla Toscana. Qui si fa bruciare in velocità Meccariello, tornato tra i titolari dopo tantissimo tempo, mancava dalla prima giornata, poi ha avuto l'infortunio al crociato l'ex difensore del Lecce. Ancora Benevento però con Perlingieri, che è circondato ma lavora benissimo questo pallone per Talia, destro fantastico, ma l'assistenza di Perlingieri lo è stata altrettanto. Il Benevento torna ancora avanti, secondo gol nei playoff per Angelo Talia, che scheggia la parte interna della traversa, riporta avanti i suoi. Lo stesso Talia però complica la vita alla squadra di Auteri, era già ammonito da una manata in faccia a Schiavi, arriva il secondo giallo, la decisione di Lovison lascia il Benevento in 10 a metà partita per l'ingenuità di Talia. Si propone ancora la Carrarese poco prima dell'intervallo, è Cicconi qui a caricare il sinistro, ha provato la deviazione sotto porta Panico, siamo nel secondo tempo e la Carrarese trova il pari così con una magia di Nicolas Schiavi su calcio di punizione, è il sesto gol stagionale per l'argentino, specialista assoluto delle palle inattive, ha lucidato il destro. È il gol che porterà in finale la Carrarese avanti così di un gol nel conteggio complessivo e di un uomo al Vigorito. Entra anche in prota nel Benevento che non molla e centra il palo con un gran sinistro, uno dei giocatori di maggiore classe della squadra di Gaetano Auteri, anche una deviazione. Non c'è arrivato Bleve, ancora Benevento con Capellini sulla sponda di Meccariello. Prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo la squadra di casa, si espone però chiaramente anche alle ripartenze. Qui è stato Morosini a non centrare la porta di Paleari, a 10 minuti dalla fine ancora Carrarese col Benevento sbilanciato. Va Panico al cross, mette giù della latta Morosini, quasi all'altezza del dischetto, si coordina male sul rimbalzo del pallone. Ancora Carrarese che ha l'opportunità di chiudere definitivamente i conti con Cicconi, la risposta di Paleari, sempre Morosini, in questo caso va a centrare la sagoma di Agazzi e fallisce l'appuntamento col terzo gol per gli azzurri. Finisce così, continua la favola della Carrarese che va in finale contro il Vicenza.